Lavoro e aziende al centro dell'impresa politica di Nello Musumeci. Questa mattina all'Hotel San Paolo Palace di Palermo il candidato presidente, leader di Diventerà Bellissima, per promuovere il suo progetto a fianco di Sicilia Vera e l'entrata del partito di Cateno De Luca. Abbiamo il dovere di mettere l'impresa al centro della nostra attenzione. Abbiamo anche il dovere di guardare chi resta indietro, chi arranca, chi non ce la fa. E in Sicilia le famiglie povere lambiscono il 48%. Lavoro e aziende sono le colonne portanti che si allontanano dunque dall'idea di assistenzialismo, frutto di politiche sociali troppo deboli. La necessità diventa allora il supporto all'imprenditoria e agli investimenti. Serve una pubblica amministrazione agile, snella, adeguata, capace, aggiornata. E serve un governo autorevole che sappia interloquire in Italia e all'estero. Crocetta è stato l'espressione di una politica clientelare che ha pensato a favorire non sempre il merito ma sempre l'appartenenza. Crocetta ha fatto le cose peggiori ma le ha fatte nel modo migliore. Questo vuole rappresentare l'UDC, difesa dei valori e concretezza. Vogliamo che i democratici cristiani tornino ad avere una voce forte in questa regione e subito dopo ad avere una voce forte anche a livello nazionale. Questo è quello che vogliamo fare attraverso questa nostra campagna elettorale, ripartire dal basso, ripartire dai territori per ricostruire un grande contenitore di centro ma democratico cristiano. Ma noi crediamo, viste le liste molto importanti che stiamo facendo qui in Sicilia, un risultato che sicuramente è sulle due cifre, o comunque sfiora le due cifre. È una ripresa importante dello scudo crociato, quindi una tradizione, come dicevo prima, ma però con l'innovazione e la concretezza delle cose.